benvenuti. Oggi, prima di presentare il documentario che vedremo fra poco, vorrei provare a rispondere a una domanda che ci è arrivata più di una volta, e cioè, dove siete? Ecco, qui siamo dentro l'archivio di Stato di Torino, uno dei tanti archivi di Stato che esistono per legge nei capoluoghi di tutte le province italiane, quali per fortuna non sono state abolite perché rappresentano tuttora uno snodo indispensabile nell'organizzazione del nostro Stato. L'archivio di Stato di Torino è particolarmente importante perché fra l'altro conserva tutta la documentazione prodotta nei secoli dallo Stato Sabaudo, così come per dire l'archivio di Stato di Napoli conserva la documentazione prodotta dal Regno delle Due Sicilie. Il palazzo in cui ci troviamo è stato costruito nel Settecento apposta per ospitare l'archivio, che pare un caso più unico che raro in Europa. È stato commissionato a suo tempo dal re al grande architetto siciliano Filippo Juvarra e erano altri tempi, è stato costruito in soli 3 anni. È stato costruito accanto e in comunicazione col Palazzo Reale e col palazzo dove avevano sede i ministeri, perché l'archivio era uno strumento di potere, era uno strumento del potere politico. Qui si conservava tutta la documentazione, anche segreta, sulle relazioni fra lo Stato Sabaudo e le altre potenze. E c'era una piccola biblioteca, che è quella dove ci troviamo, oggi si chiama la Biblioteca Antica, che era anch'essa uno strumento di lavoro per il potere. Qui il re e i suoi ministri trovavano tutti i libri che potevano servirgli per approfondire una qualsiasi questione in cui fossero impegnati in quel momento. Quindi libri di storia, di geografia. Oggi l'archivio di Stato e la biblioteca antica non sono più strumenti di potere riservati a un'elite. Sono luoghi aperti al pubblico. Chiunque può venire e chiedere di consultare uno di questi libri o uno dei documenti un tempo segreti conservati nell'archivio. È un luogo ospitale, come dimostra il fatto che ci ospita, cosa di cui siamo molto grati, ed è un luogo che vale la pena di venire a vedere, anche soltanto per il suo fascino. Il documentario di oggi è un breve documentario che racconta una vicenda poco nota di storia veneziana. A seguire avremo un documentario molto più ampio sulla storia del ghetto di Venezia. È la storia, è l'avventura, anzi, di una nave veneziana che in pieno 400 fa naufragio nell'Atlantico e l'equipaggio si salva e rocambolescamente arriva addirittura oltre il circolo polare artico, fino alle isole Lofoten, dove viene salvato dai pescatori norvegesi. È una testimonianza di quello che era all'epoca il raggio d'azione del commercio veneziano. Questa città che nel 400 e ancora nel 500 era probabilmente la più grande potenza commerciale del mondo conosciuto. Visto da oggi è sempre difficile pensare che davvero una sola città potesse superare in potenza economica e militare anche i regni e gli imperi dell'epoca. E infatti anche una delle domande che abbiamo ricevuto, come dire, tocca proprio questo punto. Com'è possibile che una città insaccata in fondo al mare Adriatico sia diventata una grande potenza marittima e non solo marittima? Ecco, in realtà noi dobbiamo provare a guardare la posizione di Venezia con gli occhi di allora. Venezia non è prigioniera dentro l'Adriatico, Venezia è protetta dall'Adriatico che è tutto suo. All'epoca non si chiamava mica l'Adriatico, si chiamava il Golfo di Venezia. All'ingresso dell'Adriatico c'è Corfù in mani veneziane e da Corfù i veneziani possono sorvegliare tutto quello che avviene nel Mediterraneo orientale. Corfù era chiamata l'occhio di Venezia. Da lì le galere veneziane in un attimo sono dovunque, in Grecia, in Turchia, in Oriente. Insomma, Venezia è lo snodo tra l'Occidente e l'Oriente. Nel Rinascimento era chiamata la Porta d'Oriente. E davanti ai veneziani a Oriente, all'inizio,
c'è una, come dire, c'è una potenza ricchissima ma non competitiva, che è l'impero bizantino. Un impero, diremmo oggi, centralista, statalista, dove non c'è libero commercio. I mercanti veneziani, che fanno invece un capitalismo aggressivo e predatorio, se lo mangiano vivo l'impero bizantino. Ma non basta, perché Venezia è anche in una posizione ideale per i collegamenti col nord, con l'Europa centrale, col mondo tedesco. Tra Germania e Venezia il collegamento è velocissimo. E quindi Venezia si trova al centro di due grandi snodi, nord-sud, est-ovest. E da questo punto di vista era in assoluto la posizione migliore che si potesse immaginare per una potenza marittima e commerciale. L'altra domanda, se ricordo bene, ha a che fare, ecco, non con i fatti, ma con l'immagine. E cioè, qual era l'immagine, la fama di Venezia nel resto d'Europa? Cosa dicevano di Venezia a Londra? La domanda dice anche a Madrid, a Parigi, ma io mi fermerei su Londra perché ce n'è già abbastanza. A Londra pensate al teatro di Shakespeare. Alla fine del Cinquecento Shakespeare ambienta a Venezia diverse delle sue opere. Otello, il mercante di Venezia. E cos'è Venezia vista da quel paese periferico che era allora l'Inghilterra? È un mondo brulicante di umanità dove c'è di tutto, mori, ebrei. È una grande potenza militare, capace da sola di tener testa ai musulmani. Come tutta l'Italia agli occhi, ripeto, di questi provinciali inglesi del tempo di Shakespeare, Venezia è un luogo di corruzione, di intrighi, di veleni. Ma è anche una grande potenza cristiana dove alla fine la giustizia trionfa, come si vede appunto nel mercante di Venezia. E allora vediamo appunto cosa succedeva all'epoca dello splendore di Venezia, quando una nave veneziana si azzardava al di là delle colonne d'Ercole nell'immenso Atlantico. Buona visione. Per la nostra umana fragilità siamo inclini a pensieri e azioni vergognose, ma anche partecipiamo di singolari grazie e benefici, di cui dobbiamo rendere lode al nostro benefattore e celebrarlo in ogni modo. Per questo io, Pietro Querini da Venezia, mi sono ripromesso di scrivere con esattezza per la memoria dei posteri le avversità capitatemi e i luoghi dove mi sono successe secondo le disposizioni della volubile ruota del destino, che può abbassare in un momento le cose sublimi e viceversa innalzare le cose infime. È quindi mio dovere dichiarare i miracolosi interventi che il pietosissimo Signore Dio fece a favore della mia indegna persona e di altri 10 che, con me, sono sopravvissuti tra i 68 che alla partenza componevano l'equipaggio. Era una grande nave della portata di 700 botti. Con un carico di vino e un equipaggio di 68 uomini, partimmo da Creta. Il proprietario era il nobile Pietro Querini, persona generosa, figlio del veneziano Francesco Querini. Dovete sapere che per il desiderio di acquisire onore e ricchezze, cose di cui noi uomini non ne abbiamo mai abbastanza, mi buttai nell'impresa di allestire una nave per un viaggio nelle Fiandre, carica di spezie, malvasia e mercanzie varie. Costeggiammo gran parte della Barbaria e attraversammo le colonne d'Ercole. Arrivammo a Cadice, dove, per errore, il pilota si avvicinò troppo alla secca di San Pietro. Toccammo uno scoglio affiorante sott'acqua. Il timone uscì dalla sua posizione e la chiglia si fratturò in 3 punti diversi ed era impossibile fermare l'acqua. Entrammo così nel porto, dove svuotammo la nave per le riparazioni e lì rimanemmo per 41 giorni. Il 14 luglio lasciammo Cadice per proseguire il viaggio, ma un vento contrario ci tenne lontani dalla costa per ben 45 giorni. Vedevo calare ogni giorno le scorte di cibo, di vino e di acqua, finché ci ritrovammo intorno alle isole Canarie, luoghi sconosciuti e temuti dai marinai.
Il 29 agosto riuscimmo finalmente a sbarcare a Lisbona per fare rifornimenti e riparazioni. Dopo una breve sosta a Santiago de Compostela ripartimmo, lasciandoci dietro Capo Finisterre. Ma il 5 novembre la rotta venne meno e il buon vento mutò. All'imbocco dei canali di Fiandra una terribile tempesta ci spinse lontano dalla costa. Nella bufera si ruppero 5 dei pernei che tengono il timone e noi con molta difficoltà lo risistemammo al suo posto, rinforzandolo con 5 cavi. Intanto la nave continuava a dirigersi verso ponente. Ci trovavamo all'estremità sud-occidentale dell'isola d'Irlanda, con la tempesta che continuava. Era il 21 di novembre, giorno di Santa Caterina Vergine, quando la forza del vento e quella del mare ci portò via le pale che avevamo a posto come timone e gran parte della nostra vela migliore. Il tempo della sofferenza e della morte stava arrivando. Quale e quanta fosse la nostra preoccupazione e disperazione, lascio immaginare a chi ne sa di mare. Ci trovammo così in alto mare, nella tempesta, senza alcuna possibilità di governare la nave, sempre fuori rotta, allontanandoci dalla terra. Mi sentivo abbandonato dalla vita, ma non cessavo comunque di esercitare le mie funzioni di capitano con parole e gesti che volevano essere di conforto alla paura dei marinai. Decisi di razionare il cibo. Sarebbe stato distribuito a tutti in misura uguale, me compreso, 2 o 3 volte al giorno e la notte per sostenere i nostri corpi già in difficoltà. Io mi ridussi a stare chiuso nella cabina per riflettere sulla mia miseria, a contrirmi e a pentirmi. Certo ormai della morte corporale, mi impegnavo che ci rendessimo degni della salute spirituale. Con un minimo di sforzo, Eolo, nostro nemico, ci privò della speranza e della fatica di dover issare le sarti e le vele. La nave, che fu sommersa quasi per metà, per il peso si piegò da un lato. Temevamo che si inabissasse e ci affannavamo a togliere l'acqua a mano, sperando nella misericordia di Dio. Come emergenza estrema, decidemmo di troncare ciò che rappresentava la corona, l'onore e l'ardire della nave. Buttammo l'albero e le sartie nell'acqua salata di quel mare spietato. E in quel momento, da che con tanto onore e denaro era stata allestita, ci apparve nella sua spoglia nudità, in balia degli dei capricciosi. Manchevole di tutto, la nave rimaneva come stanca tra le onde che la percuotevano, la superavano e la riempivano d'acqua. E noi, angosciati, la svuotavamo. Legammo 4 corde l'una all'altra e con l'uncino dell'ancora cercammo di rimanere afferrati al terreno. Dopo un giorno e una notte, qualcuno dell'equipaggio, spaventato dalle condizioni peggiorate, tagliò l'ultima corda e così ricominciammo a spostarci come prima. Con pianti e lamenti di ogni genere ci guardavamo l'un l'altro dando mostra di quanto alto fosse il terrore della morte. Morire si deve morire. Ma quale modo è più crudele che annegare in mare? Allora il capitano, saldo, pur nell'afflizione d'animo, con gesti amorevoli, chiese il silenzio ai suoi miseri compagni e propose loro di abbandonare la nave. Fratelli cari e amatissimi, se noi restiamo su questa nave, abbiamo la certezza che moriremo. Ma se decidiamo di entrare nella barca e nello schifo, avremo qualche più ragionevole speranza di poterci difendere dalla crudeltà dei nostri odiati nemici e quindi di salvarci. Si decise allora di estrarre a sorte. A 21 toccò lo schifo, piccola scialuppa. Ai restanti 47, compreso il capitano, l'altra barca più grande. La nave era ormai spoglia di tutto e sapevamo che era tempo di abbandonarla. Quel giorno decidemmo di uscire dal mare di fuoco per entrare in una fornace. Ci abbracciavamo con intensità e con parole tremanti ci dividemmo. Ma l'oscurità portò l'auspicio di pessima sorte e della perdita eterna dei nostri compagni così precari sullo schifo. E nelle nebbie della notte non li vedemmo più. Poi per la forza del mare perdemmo il timone. Pesavamo troppo e come ultimo rimedio ci mettemmo ad alleggerire la barca. Quella notte gettammo in mare acqua, vino, cibo, persino dei vestiti e degli strumenti necessari alla navigazione in alto mare. A ciascuno porgevamo la sua parte di vino, mezza tazza al giorno, e chi ne voleva di più non aveva altro che da attingere all'acqua salata del mare, che è bevanda nemica della vita. Per questi motivi alcuni cominciarono a morire. Non mostravano nessun indizio di morte.
come gli uccellini in gabbia che cadono per il gelo, così i marinai in barca cadevano morti, e a questi come sepoltura si dava l'oceano. Dovevamo assumere come liquido i nostri stessi umori, ma non se ne faceva abbastanza. Nessuno poteva mai dormire, fradici, senza fuoco, senza protezione nella stagione più buia e cruda, e con la notte che durava 22 o più ore. Il dodicesimo giorno, di 45 che eravamo rimasti, ne erano morti 26. Cominciavamo col perdere la sensibilità dei piedi, poi man mano che il gelo saliva, perdevamo il controllo di noi stessi. Allora una rabbia canina assaliva i moribondi e, presi da una sete e da una voglia famelica, azzannavano la persona a loro più vicina con quella debole forza rimastagli nei denti. Quando poi il gelo raggiungeva il cuore, allora vedevi il corpo spirare e la testa si piegava. Il morire sembrava una liberazione. Finalmente un giorno alcuni che stavano a prua videro una specie di ombra proprio sopra vento. Speranzosi ritrovammo vigore, prendemmo quel che restava dei remi e provammo ad avvicinarci a terra. Con il vento in poppa la nostra barca non toccò nessuna di quelle secche che ci circondavano, anzi un reflusso di mare si allungò sotto il fondo della barca, la sollevò e la condusse all'unico pezzo di spiaggia di un isolotto sassoso dove solo un miracolo ci permise di avvicinarci. La prua toccò terra e quelli che stavano davanti discesero, stanchi e logori come gli uccelli migratori alla fine del loro viaggio, e la trovarono coperta di candida neve e ne assunsero senza misura per raffreddare le viscere arse di sete. E io ne assunsi così tanta nel mio arido stomaco che non avrei potuto portarla in spalla, tanta era. Sembrava che in quello scendere del liquido c'era la pienezza di ogni felicità e salute. Ma al contrario, successe che sei della misera compagnia quella notte spirarono da questa vita. Probabilmente perché avevano bevuto l'acqua salata che aveva dato loro in anticipo la caparra della morte. Sospinti dal vento, ci eravamo diretti sempre a nord-est, a non meno di 5 miglia l'ora. Avevamo dunque percorso circa 2000 miglia. L'isola sembrava deserta, ma la barca aveva già resistito a troppe tempeste. Allora ci ingegnammo ad utilizzarla nell'unico modo possibile. Allestimmo due capanni, uno per 13 persone e un altro per 5. Il resto lo usavamo per ardere, sempre all'interno della capanna, senza una finestra e senza uscire a vedere la volta celeste. Ci si nutriva di vermi, chiocciole, conchiglie e con erbe che non bastavano a saziarci. 5 uomini spirarono e restarono corpi vuoti fra noi, quasi senza odore, a causa del freddo. Vivemmo come bestie per 13 giorni, ridotti a guardarci senza nessun affetto reciproco. La pece bagnata sulla legna faceva così tanto fumo che il viso e gli occhi ci si gonfiarono e quasi non potevamo più vedere. Dio volle che un giorno il mio fedelissimo servitore trovò una casupola fatta di legno alla maniera di quei posti, e intorno a questa c'era sterco di mucca. Era evidente che non troppo tempo addietro questo posto era stato frequentato da pastori. Così ci spostammo nella nuova dimora e ragionavamo tra noi che qualche isola vicina doveva pure essere abitata, ma che gli uomini venivano qui solo d'estate. Una volta arrivati ci sembrò un gran rimedio perché ci riparava dal vento e dalla neve. Dimoravamo così, ma costretti dalla fame immensa, ce ne andavamo lungo la costa senza distanziarci più di un tiro di pietra, tanta era la nostra debolezza. Finché un giorno uno del gruppo trovò un pesce meraviglioso morto sulla costa del mare. In che modo fosse finito lì non lo sappiamo, ma dobbiamo ben credere che fu il nostro Dio misericordioso a permetterlo per salvarci. Era chiamato maiale marino o pesce balena. Era grasso e molto buono. Ci nutrì bene per 9 giorni, ma poi il pesce finì. Anche la tempesta che aveva infuriato in quei giorni. E noi, come i lupi che escono dalla foresta e rischiosamente si avvicinano ai centri abitati, uscivamo dalla capanna alla ricerca di cibo e salivamo a fatica su per le aspre alture. A una distanza di 6 miglia dall'isola dove ci trovavamo, c'era l'isola di Rusente. L'anno prima un pescatore di quell'isola si erano smarriti 2 vitelli e di loro si era pressoché dimenticato. Ma per divino miracolo, una notte uno dei suoi figli sognò in modo molto realistico che i 2 animali erano proprio sull'isola dove eravamo noi.
Questo ragazzo di 16 anni convinse il padre e uno dei suoi fratelli a partire alla ricerca dei due vitelli. Ora seguirà come a Dio, grande e misericordioso, piacque di cavarci da tanti guai e tanta disperazione. E così all'alba arrivarono. Vedendo che c'era fumo nella casa dove noi stavamo, indirizzarono i loro passi verso quella, ma una voce umana giunse per prima nelle orecchie di un nostro compagno. Cristofalo Fioravante ci disse meravigliato: «Non udite voce umana?» «Sono quei maledetti corvacci», rispose il nostro nocchiere. Con un'infusione di inaspettata speranza corremmo all'uscio e, vedendoli, i nostri volti si riempirono di conforto. Loro invece rimasero spauriti, vedendo degli sconosciuti vestiti di stracci e con il viso deturpato dalla disperazione. Ma noi, con gesti e voce dolce, facevamo in modo che fosse chiaro che noi eravamo persone in pericolo e bisognose d'aiuto. Allora cominciarono a parlare nella loro lingua, ma noi non ne capimmo niente. Era venerdì e due di noi ripartirono con loro. La barca non poteva contenere tutti. Un sacerdote tedesco poté comunicare in latino con uno dei nostri compagni e in questo modo chiarirono da dove e come, miracolosamente, erano finiti lì. Il giorno dopo il prete di Rusente ne parlò in chiesa ed esortò tutti a dare il loro aiuto. Finalmente arrivarono con 6 barche cariche di ogni bevanda e cibo e fummo portati al paese il giorno stesso. Ci sentivamo come deve sentirsi colui che ha un cappio al collo già ben steso quando una spada all'improvviso lo taglia e lui si ritrova incolume. Eravamo 11 a essere giunti a Rusente. Rusente è un paese di pescatori di circa 120 anime che abitavano in 12 case o capanne. Non vivono d'altro che del pesce che pescano. Fanno seccare i pesci al vento, che si chiamano nella loro lingua stoccafissi, e li trasportano poi per tutta la Dazia, la Svezia e la Norvegia. Nel mese di maggio caricano di questi pesci un brigantino e partono dall'isolotto verso Bergen, distante 1100 miglia. Lì giungono navi da ogni parte, cariche di prodotti provenienti dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Scozia e dalla Prussia. Finiti i loro baratti se ne tornano indietro e per tutto l'anno seguente sono a posto. Le loro abitazioni sono fatte con legni rotondi, hanno solo un lucernario dritto in mezzo al soffitto. D'inverno, quando il freddo diventa insopportabile, lo chiudono con una pelle di pesce lavorata tanto finemente da lasciar passare la luce. Qui, dal 20 di novembre al 20 di febbraio, l'oscurità della notte dura 21 ore e la luna non cala mai del tutto. Dal 20 maggio al 20 di agosto c'è sempre il sole, o almeno parte dei suoi raggi non mancano mai. Qui c'è un numero infinito di uccelli bianchi che non smettono mai di stridere. Le pelli d'orso hanno una circonferenza di 12 piedi e sono bianche e candide come la neve. Qui le persone sono di grande semplicità e di cuore. Qui si è spenta ogni avarizia alla radice, perciò non tengono chiuse le porte e neppure i contenitori. In questo modo, quei giorni dal 3 di febbraio del 1432 fino al maggio, vivemmo come nel primo cerchio del paradiso, a confronto delle imbarazzanti e obbrobriose abitudini italiche. Venne finalmente il giorno della partenza alla volta di Bergen per noi 11 superstiti. E tutti ci portarono del pesce. Le donne e i bambini ci salutavano e piangevano, e noi a vederli piangevamo con loro. Era fine maggio, e le giornate si erano fatte così lunghe che nella navigazione vedemmo il disco solare per 48 ore. Poi, andando in direzione di mezzogiorno e allontanandoci dalla regione settentrionale, un po' il sole con i suoi raggi si perdeva. Governata da 17 marinai, 6 di loro e 11 di noi, unici sopravvissuti dei 68, la barca, sempre guidata a remi, procedeva per certi canali dritti e sicuri. Dopo circa 200 miglia, ci imbattemmo in alcuni pezzi di legno, chiaramente appartenenti alla scialuppa dei nostri compagni, dal che deducemmo essere loro deceduti. Molte di queste isolette erano abitate e venivamo accolti sempre con pietà. Quando sentivano dal prete la nostra situazione, ci porgevano i loro cibi, latte e pesce. Lungo il nostro viaggio incontrammo l'arcivescovo, che ascoltò la nostra storia e si addolorò a tal punto che scrisse una lettera alla città di Trondheim perché ci accogliessero bene. Un venerdì, giorno dell'ascensione di Nostro Signore,
Giungemmo in città e fummo accompagnati in una chiesa molto decorata, dedicata a Sant'Olaf, re di Norvegia, dove il prete rettore mi chiese se parlassi il latino e ascoltò la nostra storia. Ci dissero che a 50 giorni di cammino da lì viveva Juan Francesco, un nostro connazionale, cavaliere di quelle terre, che abitava nel suo castello. Ci mettemmo così in viaggio in 12 persone con alcuni cavalli che ci avevano donato e camminammo verso Oriente. Era sempre chiaro e capitavamo a volte in posti brutti, altre in posti pure peggiori, sempre desiderosi di pane, che qui facevano con cortecce di certi alberi secchi come zucche. Ma di una cosa ne trovammo in abbondanza, cioè accoglienza caritatevole, perché dappertutto eravamo ben visti. Tutti, sorpresi e mossi a pietà dalla nostra storia, ci donavano da mangiare. In questo modo fu possibile che 12 persone e 3 cavalli vennero nutriti in un viaggio di 53 giorni con la spesa di soli 4 fiorini. Il resto ci fu donato per amore di Dio. Dopo essere passati per Vastena, il 13 luglio raggiungemmo Stintiburgo per trovare il nostro concittadino, il veneziano Juan Franco, onorato barone del re di Dazia, che era già a conoscenza dei nostri problemi e del nostro viaggio. Il cavaliere, alla nostra vista, dimostrò quanto è profumato e dolce ritrovare i propri compatrioti e con loro conversare, cosa che fino ad allora avevamo potuto fare solo in latino con il prete. Il valoroso Juan ci propose di accompagnarlo alla chiesa di Santa Brigida per vedere se nel gran numero di persone non trovassimo un passaggio su barche per la Germania o l'Inghilterra, dove per forza di cose saremmo dovuti passare nella via del ritorno. Il 3 di agosto prendemmo congedo dal nobilissimo cavaliere con abbracci e parole così tenere che tutti piangevamo. Su suo consiglio giungemmo a Lodese, località sul mare vicino a Göteborg, dove si trovavano 2 navi, una per la Germania e una per l'Inghilterra. Il 27 agosto ci dividemmo. Il consigliere di bordo della nave affondata, Cristofalo Fioravante, Corrado da Leone, addetto alla stiva, e io, Nicolò De Michele, scrivano, ci separammo dagli altri 8 compagni che andavano in direzione di Ponente e ci dirigemmo verso Venezia, via Rostock. Eravamo restati in 8 e infine partimmo per l'Inghilterra. E a Dio piacque dare tranquillità ai nostri cuori spaventati e con un vento favorevole e soavissimo in soli 8 giorni e 8 notti arrivammo a Lilia. Proseguimmo su un barcone su per un fiume fino ad arrivare a Cambridge, luogo molto importante per gli studi di molte facoltà. Appena toccai terra mi sentii come se da quel momento non avessi più avuto bisogno di andare per mare, che è grande e spaventoso. Il giorno dopo arrivammo a Londra, dove fummo accolti dalla comunità di mercanti veneziani. Rimanemmo a Londra per circa 2 mesi, dove i nobili mercanti ci vestirono e risistemarono come si conviene al nostro grado. Feci notare quindi ai miei compagni quello che la clemenza di Dio aveva fatto per noi e come mai avessimo patito la mancanza di cibo, perché a tempo e a luogo opportuno la grazia era sempre pronta per noi. Speriamo in Dio, dunque, e comportiamoci bene, perché così mai nulla ci potrà mancare. Ma il tempo di partire era venuto. Attraversammo alti monti e valli e fiumi e ruscelli, a piedi e a cavallo. E alla fine, il 12 ottobre del 1432, con l'aiuto di Dio Onnipotente, arrivammo alla nostra amata Venezia, provati, ma sani. Gli altri compagni che avevano proseguito per l'Inghilterra erano cambiati anch'essi, irrobustiti in un modo che è impossibile da dire. Pietro Querini era stato un uomo vissuto nell'agiatezza, ma la sorte l'ha fatto risanare, facendogli gustare cose così amare che ora è una persona diversa nell'essere e nel pensare. Tutti loro, secondo i voti fatti, arrivarono a Venezia tra il 4 e il 25 gennaio del 1433. Io e Geronimo Bragadin attraversammo la Germania, passammo per Basilea e 42 giorni dopo raggiungemmo la tanta desiderata Venezia. Si esaudirono così le preghiere che avevo fatto al nostro Signore misericordioso, chiedendogli la grazia di tornare a casa sano e di ritrovare in buona salute i miei cari. E così avvenne. Sia dunque lode e gloria incessabile al Signore nostro in secola seculorum. Amen.